Buongiorno, scusate, ho sempre dei problemi a capire che momento della giornata è. Sono un qualche minuto in anticipo, ma non fa niente, meglio in anticipo che in ritardo, perché ultimamente siamo di nuovo tornati al ritardo, ma voi abbiate fede e siateci qui. Ok, aspetto un pochetto che arriviate, ho dimenticato il telefono per guardare i commenti. E vabbè, che fate? State qui e vado a prenderlo? Ce la faccio senza tirarmi giù tutto? Chi può saperlo? Aspetto un attimo a vedere se arrivate. Un attimino. Uno. No, state arrivando. Punto a vedere se si vede lo stesso. Scrivetemi nei commenti, per favore. Scrivetemi nei commenti, per favore. Commentate. Oggi, possibilmente. Ho un'arsura terrificante. Io sto. C'è caldo. Cinzia, ciao Cinzia. Ciao Daniela, ok, vedo tutto. Però scrivetemi. Scrivetemi se mi sentite, se mi vedete. Ho un mal di gola e ho l'arsura. Ringraziamo. No, per l'arsura ringraziamo niente perché anche se c'è 15 gradi, ci sono 15 gradi, io come al solito patisco. E per il mal di gola ringraziamo il topo velenoso, il topino velenoso che mi porta a casa qualunque cosa. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, aspetto che mi commentiate un pochetto, perché se scrivete non è detto che lo veda, perché Facebook ultimamente ha deciso che i commenti non vanno più di moda. Sto aspettando, però temo che non si veda, ma vabbè. Allora, so che molti di voi sono stati attratti dalle nostre camminate ricciardine e quindi vorrei parlarvi di una camminata speciale, specialissima, come vi ho scritto nel testo e come vi ho scritto stamattina. Purtroppo ho aspettato fino all'ultimo, di solito vi pubblicizzo prima l'argomento della diretta. Ciao Lella, ma sono proprio al brisa. Ma sarà così fino a maggio, ditemelo un po', i genitori di figli piccoli sapete che è così. Ciao Lella. Non so cosa stavo dicendo. Ah, ecco, ve l'avrei detto prima, ma ho avuto un po' di problemi organizzativi e quindi non ve l'ho detto fino all'ultimo. Sono un po' in difficoltà, nel senso che spero che accogliate bene la mia proposta e che non mi lasciate andare da sola. Perché questa camminata è molto speciale. Vorrei aspettare che ci foste un po' tutti, che mi chiedeste un po' che cosa si tratta. Su! Di solito siete sempre puntualissimi il giovedì, oggi ho beccato l'unico giovedì in cui ci mettete una vita a entrare Chi c'è? Non riesco a percepire chi siete. Allora, siete un po' curiosi. Ciao Maria Teresa, siete un po' curiosi. Ciao Roberta. Siete un po' curiosi di capire di che camminata si tratta? Curiosissima, ok. Allora, Lella, la buona notizia è che è in un orario in cui puoi partecipare anche tu, che di solito tu hai un lavoro che ti impegna anche in orari nel weekend, in orari in cui, diciamo, fai un lavoro piuttosto impegnativo e quindi di solito non riesci a partecipare. Ve lo dico e basta. Evviva! Ciao Maria. Allora, io ve lo dico però, non cominciate a dire l'orario non lo decido io, perché è un'iniziativa benefica molto importante e io avrei veramente piacere che noi come gruppo di Ricciardine facessimo la nostra apparizione. Sarebbe veramente interessante che ci facessimo vedere che ci siamo, cioè siamo state in 30, quando siamo andate solo per conto nostro, vuoi in un'occasione del genere non ci facciamo vedere? Ci andiamo? Venite? Andiamo? Di che sto parlando? Rullo di tamburi? Io lo so che quel giorno lì voi siete in giro per regali, lo saremmo tutti, però è un'occasione interessante, è carino. È carino. Secondo voi che parlo? Qualcuno ha qualche idea? Se chi si fosse appena connesso, perché vedo che state arrivando tutte adesso,
Stiamo parlando di una camminata ricciardina un po' speciale, non proprio solo ricciardina. In un orario, la corsa dei Babbi Natali. Ah, ma che noia! Sì, però sarà la camminata delle ricciardine perché noi non corriamo. Mi pare che io mi metta a correre alle 8 di sera, ma stai scherzando? Ciao Luisa! Luisa, tu devi venire! Ti porti anche il cagnolino! Non so se ve lo fanno portare, cioè sì, potete portarlo di sicuro, però. Ci andiamo? Perché no? Scusate, eh. È un'occasione carina, per uno scopo benefico. Ci facciamo vedere che le ricciardine ci sono. Che ne pensate? Andiamo? Commentate. Non mi fate andare da sola, vero? Allora, il preavviso è molto poco, lo so, però per una serie di motivazioni che non vi so spiegare, l'ho detto, l'ho generata questa idea solo oggi. Quando? Allora, la corsa dei Babbi Natali, come vi dicevo, non lo decido io, sarà sabato 23. La manifestazione è dalle 16 alle 22. La corsa vera e propria corsa. Parte alle 19:45 per le vie del centro, sono 4 km, e termina alle 22. Uno si spera che arrivino prima, che arriviamo prima delle 22. Penso che sia indicato il percorso. Cosa bisogna fare per partecipare? Ci si presenta alla partenza della corsa che è in corso, scusate, in Piazza Sisto. Ciao Maria, con un capo o l'abbigliamento da Babbo Natale completo o il non posso, sarò allo stadio, va bene. O il berretto o le corna d'arenna oppure qualcosa di rosso, credo che basti anche. Chiaramente se noi andiamo ci mettiamo questo più la nostra maglietta. E che facciamo? Non ci andiamo con la maglietta che siamo, siamo ricciardine. E sarebbe molto carino partecipare un po', fare gruppetto, farci fare la foto e andare. Chi non avesse uno di questi capi è possibile acquistarlo sabato stesso, dalle 16 quando comincia la manifestazione. In alcuni negozi che poi sono specificati sul loro regolamento sul sito, beh, se avete il vostro berretto, voi mettete quello e buonanotte. O le corna, eccetera. Mi pare che la divisa totale, totale, intera, costa 10 euro. Il berretto 5 e le corna d'arenna 3 euro. E le potete acquistare lì nei negozi che aderiscono lì in centro fino all'esaurimento scorte. È una cosa che si fa appunto così per beneficenza. E è carina, è una manifestazione simpatica, sarebbe carino farci vedere. Chi è che viene? Andiamo? Andiamo? Andiamo, vero? Io adesso, oggi vi scriverò comunque anche un'email, scriverò un'email a tutti dicendovi se andiamo e ci coordiniamo, poi mi scrivete, ci vediamo. Che ne pensate? Vi sembra una cosa carina? Ok, Roberta non può. Lella, tu che non dovresti lavorare a quell'ora, cioè dovresti finire e venire dritta, correndo. Praticamente tu parti correndo già dal Bissola. Tu parti già già prima. Però alla fine dal Bissola è veramente veloce. Ci provo, ma non prometto. Prometti, no? Prenditi l'impegno. Ciao Daniela. Ciao Lunetta, siete arrivate tardi. Allora, stiamo parlando di partecipare come studio nutrizione Ricciardi alla corsa dei Babbi Natale con la nostra maglietta, chiaramente. Chiaramente noi non correremo, faremo la camminata, però si può fare. Ed è per le vie del centro, la conoscete tutti, no? La manifestazione. Avete già sentito parlare? Ciao Sandra. Sapete già tutti di quello che parlo? Di quello che parlo, raga, in italiano lo sapete che non mi appartiene oggi? Niente, oggi siete silenziosissimi. Sapete
Siete già tutti in giro per regali, non mi considerate più. No, ma non la vivo male, eh. Oggi, Eralda, segna gli assenti che decurtiamo calorie a tutti. Poi fai una mail all'Inla e scrivi tutti i nomi. Va bene, che ne pensate? Facciamo, vi va di partecipare? Se vi piace l'idea, scrivetemelo nei commenti. Se volete partecipare con qualcuno, invitatelo nel gruppo così si vede anche lui la diretta. E sono giornate veramente impegnative, lo so, Lella. Faccio orario continuato sia sabato che domenica dalle 5 alle 19:30. E Natale e Santo Stefano aperti. Accidenti, Lella! Lella ha una pasticceria. È proprio cliché la pasticcera che va dalla nutrizionista. vabbè. Vabbè, dai, se riesci a venire è una roba tanto easy, però lo capisco che tu sia stanca, eh. Dai, vediamo quello che riusciamo a fare, ok? Io spero che veniate perché mi farebbe veramente tanto piacere che ci fosse un nutrito gruppo di ricciardini a rappresentarci. Se riesco vengo, ottimo. E ricordatevi che se volete condividere con qualcuno questo video dovete farlo entrare nel gruppo. E noi come al solito ci vediamo alla prossima. Prossimi aggiornamenti su questa iniziativa, ci vediamo qui nel gruppo. Ciao a tutti!